Bloggy Sunny with on the front. Lens that ameliorate the vision in deepness. I wish you Siamo del genio. L'ospedale di Lanzo e la ripartenza alle 1.07. Che c'è questa
cavaliere preistorico. Serratico, Pugno Verde, Seritron, Spelikov, secondo me Serratico, e vi dirò che castelli preistorici di Ponte Caslè, perché oggi è la Valle Intelvi. Prima poi c'è il Serratico, Sascapanna, un vecchio rifugio muratura, bolle di pressione centrale stessa per la costa dell'acqua, siete lungo di 100 metri da chiedere un po' sì, i climatici geomorfologici di interesse, c'è il croce di ecologia storica, ma serrati lontano da qua, il monte Caslè è anche il trono presente 58 cappelle, coppelle, invece l'intercroce qui effettuata hanno messo in luce, ma di sentire il rame, che stai del preistorico, non dice che ci ha dato un grande numero, piede sulla vetta del monte, il centro misura circa 75% metri di costruito con blocchi di pietra. Viene ricordato da una parte di luce. La Rice che si è nata prima volta, il monte che stesso è entrato da scavi archeologici, 106, 37 Antonioni, 52, e grazie al 1906 per Sicilia, con le mie indagini sulle cose di cura, se una confidenza mentale c'è in Lombardia. Vediamo che riparta il bus. Quasi. Vediamo l'ingresso. Ho visto il cartello. Di organizzazione di pensare con Monte Caslè, che oggi la Valle d'Intelvi. Tra l'altro magari vediamo il dettaglio, perché stavolta dobbiamo riprendere il bus nel paesello. Thank you.
pony. Attenzione. Capo, capo. Grazie, posso dire? Posso dire? Grazie mille. Non discuto che c'è gente che purtroppo esce con un diploma di macchinista e non sa. Se io devo mettermi a fare una strada da 50-60 metri, quanto tempo ci voleva fare uno scavo? E il costo di quella casa lì? Chiamare le stelle. Uno scavatore del genere. Ma non andavi solo in mezzo a quelle montagne lì? Perché poi lì uno vede la casa, vede lo scavo, ah, sul numero di telaio XXX. Ti dicono via wifi, i pulsanti che devi schiacciare, le cose che devi schiacciare.
ti aggiustano lo scavatore. Che meraviglioso, eh? Pensa te alla tecnologia, che ci sono di quelle volte che magari per un fusibile tu stai lì fermo con lo scavatore per giorni, arriva un tecnico con sta cacchio di wifi e ti dice vai nel cassettone, apri questo, chiudi quell'altro, fai così, fai colà, tu perdi 3-4 giorni di scavi, arriva un tecnico di quelli lì che magari ha 25 anni, un ragazzino di quelli lì, in un quarto d'ora ti accende lo scavatore. Meraviglioso, è una cosa indescrivibile. Allora, qui siamo nel futuro, ce ne rendiamo conto. E adesso fanno anche gli autobus senza conducente, già li hanno provati, sono in Giappone. Pensare quando arrivavo io a guidare lo scavatore, porca vacca, dovevi diventavi pazzo perché si bloccava una cosa, dovevi studiare di tutto e di più per farlo andare. Adesso ti chiamano col computer, e dopo fuori di rischiare. Sì. Come uno che sempre attraversa col rosso. Allora, tutto quello che non succede nel mondo in una vita, in un minuto. Sì, esatto. È sempre al limite delle cose, nemmeno quelli che. Il problema è che purtroppo nel campo edile devi sempre. Perché se il mezzo non gira come deve girare, non stai nei tempi, non stai nelle. Dicevo prima, se uno deve mettersi lì e rispettare per filo e per segno quello che dice, dopo è sicuro che se rispetti quello che dicono non succederà mai niente. Sì, perché il problema anche dei sbilanciamenti del mezzo è, penso che sia significativo quando uno fa certi lavori particolari, no? Però quando stai facendo certi lavori, la sicurezza non ti aiuta, ti peggiora la situazione. Perché? Perché tu sei lì e in momento buono stai girando, lo scavatore si blocca. Se tu però stai succedendo che cede la strada, devi metterti in una certa situazione, lo scavatore si blocca e tu come ti freni? Ecco, guarda, è stato il pericolo lì. Le calde paglio scavate io. Questa in cima. Ho scavato da 300 quintali, ero in cima con la montagnetta. Che bravo. Lì. Sulle fotografie, adesso nel tornante sotto lo vedi. Avevo 50 cm a destra e 50 cm a sinistra. Pazzesco. Non riuscivo neanche a girarmi quando scavavo in cima con la casa lì. E lì se parte lo scavatore ti fermi qua. Perché i primi camion quando li caricavi eri proprio sul bordo del lago. Perché guarda, lei è stato in pericolo di vita oppure no? Cioè dico. Oh no, adesso se proprio. No, dico, anche quando te era più giovane che. Dopo tante volte di spaventi, non è che non ti spaventi perché. Tante volte cammini, c'è del sasso, lo scavato. Però se c'hai la pratica. È logico, se vai con la benda girata in aria come devi sempre avere la benda che se succede qualcosa ti appoggi, ti fermi. Sono dei salvavita, non è che esempio, devi sempre lavorare. Cioè, ad esempio, questi salvavita che potrebbero essere? Cosa sono? Sopra qua, quando ho scavato le case sopra qui, vedi come ero suato, con le case lì sopra, era ceduto il muro sotto, stavo caricando gli ultimi camion, è andato via tutto il muro di sasso che avevo sotto di me. Però se c'è la benda per terra, si appoggia la benda, meno male. Non cade, non ti fermi. Ah, ho capito. Riempi di materiale e dopo. Però sono quelle cose che come se uno dice si spaccano i freni della corriera, cosa gli fai? Spero che non si spacchino mai. No, magari per esempio se c'è un cingolo che non funziona, l'altro cingolo funziona, magari può darsi che in certo particolare movimento succeda qualche squilibrio del mezzo in particolare. No, non capita. Certo che poi devi sempre essere previsto, devi sempre essere previdente su certe cose, devi. Il problema è che su tante cose porca vacca non... Com'è? Poi è proprio uno stress. Io per Urio mi ricordo che lei deve scendere in via. Cosa cavolo è? Senta, lei non vuole dirmi dove cazzo devo scendere così? Dove cazzo devo scendere?
E lei, perché lei vuole fare i cazzi suoi? Guardi che sono le 4:14. Sì, guardi che sono le 4:14 e non è ancora partito. Mi sono alzato, mi sono girato e ho detto, signora, lei i coglioni a me non me le devi rompere. E appunto, esatto, mi vuoi dare detto, un marrovescio. Il capo dalla nave sono io. Bravo, bravo. Se lei pensa di essere alla mia altezza, pure lei. Altrimenti chiudo la bocca e stia zitta. Io devo arrivare a Carrate in orario. Io penso che la via Lago, così adagio, non l'ho mai fatta. La via Lago così adagio, non l'ho mai fatta. Devo arrivare alle 4:10, sono arrivato alle 5, apposta. Cos'è che fa? Cioè dico, ma perché non ti ho detto dove dovevi scendere? Sei a Milano, sei a Bologna, sei a Firenze, sei dove vuoi. Tu vai a chiedere all'autista di Viglia, io devo scendere a Milano in via Pighini e l'autista dice dove va via Pighini. Faccio capire. Pazzesco. Lei è un autista di linea, non sa dove sono le vie. Ma tu gli hai detto, ma lei lo sa dove è la via Aurora Rampoglio? Non sa neanche dove è Rampoglio, ecco Rampoglio dove ci abito io. Lei che sta andando da Genio non sa dove è Rampoglio e Val di Terni. Diciamo che ragionamento è, io faccio la strada Brienne, vuoi che sono le strade di Brienne? Appunto. Potrò sapere la strada principale. Esatto, la strada esatto. Fermata. Esatto. Perché tu mi dici io devo andare a Caratteuri o a Laglio in via, dove che ne sappia io dove è quella via lì. Esatto. Se mi dai un punto di riferimento, mi dici chiaro, devo scendere la chiesa, il campanile, allora uno può anche dire. Esatto, esatto. Poi c'è la corriera piena di gente così, uno sale, uno scende. Come faccio io a ricordarmi quando sono arrivato a 41 con la fermata lì? Esatto, esatto. Lo so già che il 90% delle volte mi dimenticano. Ma... E Kevin? Tu che bello. Guarda i cardi. L'altro giorno, ieri, quella lì è la casa di Icardi, no? Chi, cioè chi è? Il giocatore da lì. Ah, ho capito, ah, quello famoso. Mauro Icardi, la casa. Ah, ho capito. Quello che si sta chiudendo il cancello. Ah, ho capito, che quello che è in conflitto con la... Con la squadra. Ma è la moglie che lo inzinga, lo intriga, o no? Quando ci sono in giro troppi soldi che girano. Esatto, esatto. E Berlusconi è cominciato, yes, mi pare, no? Che problema, un po' a dare tornati i soldi a. Il problema è che adesso. Ho sentito dire, perché hanno continuato una a dire base. Io non entro, io non faccio, io non dico fare il capriccioso. È arrivato a vedere la partita il capo generale dell'Inter, il figlio del presidente generale Suning è venuto a vedere la partita lì. Un delegato aveva già parlato giorni scorsi dell'Inter e aveva detto per me Mauro Icardi, il giocatore, ha lo stesso costo della colazione che faccio al mattino. Porca miseria. Per me l'Inter, per parlare dell'Inter, che ha un valore di 400 milioni. Ah, poi quando sì. L'ha comprata lui l'ha pagata 400 milioni. Sì, sì, sì. Lui dice l'Inter è stato un regalo che io ho fatto a mio figlio, è stato uno spizio di un regalo che ho voluto fare a mio figlio. C'è chi regala la Ferrari e c'è chi regala la... Io ho deciso di regalargli l'Inter. Berlusconi quanti anni di carcere? Poi dico... Che non sono partiti che sono nati 50 anni fa, no? Esatto. Tu cosa... E dico uno che prima... Adesso vota Di Maio. Vado a calciare un marco. Come faccio a diventare elettricista al quinto anno? E se arrivo al quinto anno sono un perito informatico e non sono capace di collegare una spina, un marco. Come dicevo ieri sera alla Cristina, noi qua in Italia abbiamo una scuola dove la gente per studiare deve portarsi i libri, deve portarsi la carta igienica. Sì, sì, è vero. Cioè uno non c'ha neanche la carta igienica nella scuola dell'obbligo. Tu che pensi una cosa, che siccome c'è poca gente che nasce, allora queste università sono vuote, no? Allora, per fare in modo che si riempiano un po', a mio parere, hanno degradato il titolo di perito, per cui uno è obbligato, per avere un po' di qualifica in grazie al cielo, di fare questi cazzi di 3 anni in più, che
che magari una volta era sufficiente la dimensione di, perché studiavano i 5 anni, no? Sì, però dico, a me sta bene essere anche 3 anni di mini laurea e quello che, ma che cosa faccio? Cioè lui dice, questo ragazzo è uscito dalla quinta, no? Come informatico, e mi dice, io sono al terzo anno e non so ancora collegare un modulo. Un manico lo collego io che ho la terza media. Non gli hanno ancora insegnato come funziona l'apparecchietto del contagio. Siamo in terza e loro dicono cosa bisogna fare. Noi facciamo 5 ore alla settimana di pratica. Adesso mio cugino è già, mio cuginetto è già, diciamo, un figlioccio, è già, diciamo, più portato, perché noi abbiamo degli amici, al sabato e la domenica quando va lo mette lì, mio cugino, si mettono lì insieme, mettono insieme i quadretti elettrici e gli dà un po' di le cose, esperienza. Però in teoria dico, quando esci in quinta, e lui dice io esco in quinta, teoricamente a carta ti dico come hanno impianto elettrico, ma se tu mi dici fai un impianto elettrico di una Svizzera, studi un giorno, gli altri 4 giorni fai quello che ti è stato insegnato al giorno di scuola. Allora capisci cos'è il problema del cantiere, il problema della cosa, il problema. Tu di ristorazione, 4 giorni stai in ristorante a lavorare. Ciao, grazie. Tu di cucina, 4 giorni, sai cosa vuol dire stare in mezzo allo chef? Sai cosa vuol dire scaldare una pentola? Qua in Italia chi fa cucina farà 5-6 ore alla settimana, 4 ore alla settimana in cucina. Sei capace di seguire lo chef? Mio suocero mi dice, ti arrivo via con la gente lì, non è neanche capace di tritarti la cipolla per fare il soffritto. Perché? Perché a scuola c'hanno quelle macchine lì tutte tecnologiche. Il soffritto lo fa la macchina. Comunque dire che non so, nell'ambito tecnico non anche poche aziende che hanno, danno la possibilità di fare questa esperienza concreta, perché prendono questi ragazzi e gli fanno fare lavori fasulli che non serve a niente nessuno. Fare le fotocopie, dico, fare niente. Se io dico tu sei un perito informatico, va bene, un perito informatico diplomato. Se hai un diploma comunque hai una carta in mano, esatto. E hai un posto, non sei un apprendistato. Thank you.
you have Bloggy Sonny with on the front lens that ameliorate the vision in deepness. I wish you